100 anni e non sentirli da un secolo attenta custode dei più piccoli nella loro educazione e nelle prime vere emozioni. La scuola dell'infanzia Antonia e Rosina Caporali di Castelfrentano, incastonata perfettamente nel centro storico del paese, è nata infatti nel 1915 una delle prime scuole materne d'Abruzzo, una tra le più antiche e prestigiose addirittura d'Italia. Storia commovente la sua, nata infatti per volere di una madre che dopo la morte del suo unico figlio decise di impegnarsi assieme ad altre famiglie benestanti della zona per combattere l'emarginazione, la miseria, l'abbandono, intuendo che solo con la cultura e l'educazione i più piccoli avrebbero potuto trovare sollievo nel futuro. Per i 100 anni dell'istituzione Castelfrentano ha voluto degnamente celebrare l'anniversario, una cerimonia che si è tenuta prima presso il Teatro Comunale di Loreto Liberati, poi tra le antiche mura della stessa scuola. Sono intervenute numerose autorità civili e religiose e in molti hanno raccontato aneddoti e storie di questi 100 anni di vita, interessanti gli interventi di Domenico Del Bello e Cesare di Cesare. La Caporali è stata amministrata dalle suore di Nostra Signora della Misericordia di Savona fino al 2008 e le stesse per l'occasione sono tornate per festeggiare insieme alla comunità. Per l'occasione, la scuola è stata oggetto di importanti interventi di recupero e ammodernamento, a cui si spera ne seguiranno altri, sovvenzionati grazie al fondo benefico Anthony Campitelli, noto architetto castellino emigrato in America oltre 50 anni fa. Gli interventi hanno interessato il restauro della piccola, monumentale, storica cappella ubicata all'interno dell'edificio, dove risalta anche un olio su tela di Teofilo Patini. E ancora il primo piano dei giardini pensili, dei pochi rimasti nel loro genere in tutta la regione, e migliorie varie. La Caporali resta dunque punto di riferimento del territorio, altri 100 di vita.